La data del voto ancora non c'è, fine luglio o meglio settembre o forse in pieno autunno. Solo il via libera al decreto elezioni, che sarà discusso nei prossimi giorni, darà finalmente lo start alla campagna elettorale, slittata a causa dell'emergenza sanitaria. Probabilmente un super election day, comuni, regioni e referendum. E la politica è già da tempo in fibrillazione. Anche in Toscana e a Viareggio il centrodestra, ancora in cerca di candidati unitari, sembra aver ritrovato coesione nella piazza del 2 giugno. Noi ritorniamo alla piazza, che è la nostra strada maestra in politica. Siamo qui per testimoniare non solo l'attaccamento alla Repubblica, ma la vicinanza a una popolazione che si sta rialzando e mettendo in moto. C'è una stanchezza nei confronti di questa sinistra, c'è una stanchezza nei confronti di un'amministrazione che ne ha combinate veramente di tutti i colori. Perciò dico, è necessario un centrodestra unito che si presenti alla Regione Toscana. Candidati giusti. Dopo mesi di calma apparente, ad infiammare il clima politico a Viareggio, dove l'unica certezza sembra la ricandidatura del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro, ci ha pensato il commissariamento del PD locale, che ha aperto nuovi scenari. Molto probabilmente il partito regionale non è d'accordo con quello che ha deciso l'assemblea degli iscritti del partito di Viareggio, quindi nella scelta di candidare Sandro Bonaceto con il resto della coalizione di centro-sinistra. Forse loro hanno idee diverse e le impongono con la forza. E il Movimento 5 Stelle? Il nome ufficiale c'è, quello del professore massarosese Roberto Baccelli. La spinta è venuta proprio anche dal basso, cioè dagli attivisti del movimento, da Gianluca, il senatore Gianluca Ferrara. E poi una candidatura che poi mano a mano ha preso piede e è stata anche avallata a Roma dal Vito Crimi stesso. Peccato che parte del movimento, con l'attuale capogruppo Anna Maria Pacilio in testa, non condivida né il nome del candidato né il metodo usato, ritenuto lontano dalle origini dei 5 Stelle. Per tutti il comune denominatore, fare conti con l'eredità pesantissima lasciata dallo tsunami coronavirus. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Botta Risposta, il nostro approfondimento del giovedì sera. Avete sentito dalla scheda il tema da cui partiamo in questa nuova puntata, è la situazione politica e non soltanto, ovvero come la politica in questa fase di decisioni importanti dovrà comportarsi in vista di una fase 3 ormai all'orizzonte che si annuncia altrettanto importante e delicata, quella della rifondazione di questo paese e anche del nostro territorio, di conseguenza del territorio toscano e versiliese. Di questo parleremo in questa prima parte della serata, poi nella seconda parte andremo a toccare un altro tema che ha avuto notevoli novità in questa settimana, ovvero torneremo a parlare di sport e di hockey in particolare. Ma veniamo ai nostri ospiti collegati, che ringrazio subito di essere con noi questa sera, e parto ringraziando Massimiliano Baldini, responsabile provinciale degli enti locali della Lega. Buonasera Baldini. Grazie a voi e buonasera a tutti. Nonché capogruppo della Lega naturalmente in Consiglio Comunale a Viareggio, ed è collegato con noi, lo ringrazio, il capogruppo del Partito Democratico a Pietrasanta, Ettore Neri, e delegato della segreteria della Versilia del Partito Democratico proprio sugli enti locali. Buonasera. Buonasera Ettore, ci sente? Noi, buonasera. Eccoci. Ciao. Andiamo per ordine per capire insieme una riflessione su questo momento che stiamo attraversando, perché appunto non si sa ancora quando si va a votare e questo tema probabilmente è rimasto in sospeso, è rimasto in secondo piano giustamente vista l'emergenza che abbiamo tutti attraversato, ma adesso si torna a parlare di date e poi chiaramente sarà chi va a gestire la cosa pubblica a dover condurre il paese e i territori in questa nuova fase, un termine molto abusato ma insomma non me ne vengono di migliori al momento. Parto da Baldini, perché nel servizio d'apertura parlavamo proprio di voi come centrodestra, perché 2 giorni fa eravate in piazza tutti quanti insieme, le 3 forze del tradizionale centrodestra, la Lega che ne rappresenta, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ma ci si chiede, siete veramente uniti? Visto che non avete ancora un candidato né sindaco a Viareggio né governatore in Toscana. Beh, intanto io ho a cuore di sottolineare che la coalizione che era presente in piazza il 2 di giugno era non solo unita, ma ancora più ampia di quello che ha detto, perché erano presenti non solo la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma anche i rappresentanti di Cambiamo, il partito di Toti, i rappresentanti del Partito Liberale e i rappresentanti, per quanto riguarda per esempio Viareggio, che come è noto va al voto,
i rappresentanti delle tre liste civiche che già sono alleate della nostra coalizione. Mi riferisco alla lista di Tedeschi, alla lista di Consorti e alla lista di Barbara Pasci. Quindi una coalizione già importante, molto allargata, unita, che potrebbe addirittura trovare ulteriori alleanze nel mondo civico, per esempio. Ma detto questo, all'interno del centrodestra c'è un ragionamento ormai da più di settimane che si ragiona sul candidato sindaco. Credo che di qui a breve saremo in grado di esprimerlo, ma ritengo altrettanto che non vi sia questa fretta straordinaria, parlo ovviamente in termini di giorni, perché l'importanza della capacità di tenere insieme tutta quanta la coalizione, andando addirittura oltre quello che è il perimetro del centrodestra e il perimetro tradizionale del nostro elettorato, serva per poter competere al meglio e anzi per presentarsi come favoriti alla prossima competizione elettorale di settembre. Ettore Neri, le chiedo intanto su questa manifestazione del centrodestra, che ne ha pensato a livello italiano, insomma in tutte le piazze, e poi sul centrosinistra, se a questo punto non solo via Reggio ma anche alle regionali ad esempio c'è un'effettiva coesione di questa coalizione, visto i vari equilibri che si stanno presentando. Ma quando si manifesta è sempre una buona cosa, se si manifesta in maniera pacifica e propositiva, quindi niente, ho pensato che c'erano forze politiche che in questo momento si trovano all'opposizione che hanno pensato alla festa della Repubblica, la festa nazionale, manifestando il loro pensiero. Forse c'è stato qualche problema di assembramento, di distanziamento sociale, come si chiama, diciamo superato oltre le regole, oltre le norme, ma insomma non credo nemmeno che sia questo il caso di fare polemica. Piuttosto ritengo, come abbiamo provato a fare anche a Pietrasanta e da tante altre parti, che sia chi è in maggioranza sia chi è all'opposizione in questo modo dovrebbe trovare le modalità della coesione, perché il paese sta attraversando una fase, si dice sempre una fase storica, ma questa è veramente una fase particolarmente drammatica, lo sappiamo tutti, l'abbiamo vissuta, l'abbiamo sperimentata nella nostra vita quotidiana, non ne siamo ancora fuori, quindi colgo anche l'occasione per fare un appello a tutti di fare molta attenzione nei contatti esterni, perché non è detto che ne siamo totalmente fuori, una ricaduta sarebbe drammatica sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista economico. E per i grandi partiti nazionali, le forze sociali debbano in questo momento guardare, dimostrare che la lezione che ci è arrivata da questa spaventosa esperienza ci ha aiutato tutti a crescere, a diventare migliori e più attenti agli interessi generali piuttosto che alla propaganda e agli interessi di parte. Questo non è un momento dove si può tanto scherzare. Passare il debito pubblico che c'è, la sentiamo male, il collegamento va e viene con Neri. Miliardi, da 30 miliardi che sembravano enormi, ora stiamo parlando. Forse arriva ritardo anche. Sì, ora sentiamo, proviamo a proseguire. Vediamo. Siamo nel maltempo. Probabilmente è proprio la serata di stasera. La fermo un attimo, vediamo se si ripristina meglio il collegamento. Magari proseguo con Baldini. A parte il passaggio sugli assembramenti, se voleva commentare, poi nella scheda di poco fa sentivamo tra le interviste anche Maurizio Marchetti, consigliere regionale di Forza Italia, coordinatore del partito, che dice servono i candidati giusti. Secondo lei si riferiva a Susanna Ceccardi, che non sembra essere ancora definitiva come candidata governatrice? Ma intanto io ho a cuore di sottolineare il fatto che la manifestazione del 2 di giugno si è svolta con estrema regolarità a Viareggio.
il distanziamento è stato rispettato, noi siamo stati molto attenti nel aiutare le persone a farlo ed erano presenti le forze dell'ordine e la stessa Polizia Municipale che ha verificato la modalità assolutamente corretta dello svolgimento della riunione. Poi se c'è stato magari qualche foto o qualcuno che ha fatto qualche gruppo, mi riferisco per esempio a quella che è stata raccolta nell'ambito di Fratelli d'Italia, credo che sia stato di rilevanza assolutamente minimale. Per quanto riguarda i candidati, io credo che Susanna Ceccardi sia un candidato assolutamente autorevole a presidente della regione ed è assolutamente autorevole perché ha svolto con capacità il ruolo di sindaco a Cascina, oggi addirittura è europarlamentare, è un punto di riferimento in Toscana per tantissimi cittadini che la seguono costantemente, è nota al pubblico italiano per le tante partecipazioni che ha avuto su gli argomenti di maggiore interesse sia toscano che ovviamente di portata nazionale, è assolutamente supportata dalla Lega e credo possa trovare il consenso da parte del centrodestra. Poi è entro normale, quando, secondo lei, cioè entro quando, una scadenza, insomma, i tempi, è vero che non c'è fretta, ma insomma c'è un candidato del centrosinistra Giani che è sul campo da mesi ormai. Beh, intanto sul campo c'è anche Susanna Ceccardi perché la Lega l'ha presentata e Susanna Ceccardi sta portando avanti una campagna elettorale intervenendo su ogni questione sia in forza del ruolo che ricopre sia attraverso proprio una campagna elettorale che va a incontrare le varie realtà a maggior ragione dopo il periodo del coronavirus in grande difficoltà. Ma ripeto, credo che di qui a breve assolutamente si possa trovare una quadratura del cerchio che possa essere positiva. Ci sono ovviamente in ballo tante regioni, ma ripeto, secondo me quel candidato sul tavolo è un candidato ottimale e riterrei molto difficile trovarne uno migliore. Torno da Neri, provo a tornare da Ettore Neri se il collegamento è buono, se ci sente. Mi senti? Sì, ora sì. Mi sentivo molto bene anche prima. Ecco, ora proviamo se riusciamo a sentire, intanto per farla chiudere il ragionamento di poco fa. Ovviamente facevo riferimento alla manifestazione di Roma, non a quella di Viareggio o da altre parti. È evidente che quando si parla di una manifestazione si parla di quella nazionale e non ci si ferma alla provincia. No, dicevo semplicemente che c'è bisogno di una grande coesione nazionale, di un grande sforzo delle forze politiche di migliorarsi. Perché non si può, io credo, continuare a pensare di fare la politica soltanto con la propaganda continuamente, perché questo paese sta affrontando un percorso, come gran parte del resto del mondo, estremamente difficile e le fasi della ripartenza che dovremo attraversare da un punto di vista economico, da un punto di vista occupazionale, da un punto di vista della riflessione di quello che è capitato, che non è forse capitato per caso, dal punto di vista del nostro modello di capitalismo che è in vigore, che è in corso da tanti anni e di come ci si rapporta con la natura, credo che dovremo fare un grande salto di qualità, perché se no ci ritroveremo probabilmente un'altra volta impreparati. Penso agli investimenti sulla sanità pubblica, perché oramai credo sia stato ampiamente dimostrato che laddove si taglia pesantemente sulla sanità pubblica si procura la morte dei cittadini. Quindi molto va cambiato e forse lo possono fare le forze politiche, ognuna con il proprio ruolo, chi è maggioranza e chi è l'opposizione, se cominciano ad alzare il livello della loro qualità, che ora è veramente bassa. Ci dobbiamo fermare solo un istante e poi voglio proseguire su questo ragionamento che poi è il fulcro naturalmente della riflessione visto il momento che stiamo vivendo. Un brevissimo stacco e tra poco di nuovo insieme. Tra poco.
Di nuovo insieme, ben ritrovati, seconda parte di Botta e Risposta con i nostri ospiti in collegamento per analizzare la situazione politica in questa fase che stiamo attraversando. Poco fa Ettore Neri, Partito Democratico, nel suo intervento ci ha detto che è il momento di un cambiamento a tanti livelli nella gestione della cosa pubblica e non soltanto. Baldini, Lega, che è in collegamento con noi, lei cosa ne pensa? Cioè l'occasione veramente per tutti per cambiare il modo di ragionare di questa collaborazione che si chiede anche a livello nazionale, oltre che locale, tra maggioranze e opposizioni, sono solo parole o si riesce a darle anche concretezza? Beh, intanto l'attenzione da parte della Lega è stata manifestata sia a livello nazionale che a livello regionale negli enti locali a più riprese, con proposte, con forte vicinanza alle comunità, forte vicinanza alle categorie economiche, al mondo del lavoro, come è costante nel nostro partito. Credo però, ahimè, che sia sotto gli occhi di tutti in questo momento quello che sia, da una parte, l'incapacità del governo, probabilmente anche per una difficoltà di condividere delle scelte politiche, la difficoltà del governo di dare risposte concrete a chi non sta riuscendo, per le difficoltà economiche, a riaprire le proprie attività, le proprie aziende, e a chi sta conseguentemente perdendo il lavoro, con il rischio di che alla crisi economica si aggiunga una crisi sociale. Credo che più volte da parte della Lega ci sia stata la disponibilità, come dai partiti del centrodestra, di trovare una collaborazione, ma a queste disponibilità non c'è mai stato un riscontro reale e l'abbiamo toccato più volte. Poi, per quanto ci riguarda, noi abbiamo dimostrato con una certa capacità, penso per esempio al governatore Zaia, di affrontare questo periodo, questo momento così difficile, con estrema capacità, e quindi chiaramente ci poniamo come punto di riferimento per quanto riguarda il governo delle regioni che andranno al voto di qui a breve. Grazie Baldini, capovolgo un po' il ragionamento, perché ci ricorda, il centrodestra ha fatto proposte e il governo non le ha accettate. Capovolgo nel senso che torno da Ettore Neri, perché voi siete due capogruppi di minoranza e nella fattispecie Neri come PD all'opposizione a Pietrasanta ad esempio ha fatto proposte il vostro gruppo, però la maggioranza di centrodestra non le ha accolte in molti casi. Ora, senza entrare nel merito dei casi specifici, altrimenti non abbiamo poi la controparte, però, è una questione di metodo. Però non vorrei entrare su questo livello di polemica, francamente. Io dico che a Pietrasanta, su proposta nostra, della minoranza, durante un consiglio comunale abbastanza difficile per la maggioranza, perché c'erano problemi tra di loro su votare alcune cose, abbiamo proposto la costituzione di una commissione che affrontasse i problemi della città legata alla pandemia e alle problematiche conseguenti. L'abbiamo votata all'unanimità. E questa commissione è stata istituita. Per me è stato un passaggio alto e un successo anche della minoranza ottenere questo risultato. Poi la commissione ha lavorato, è chiaro che le forze di minoranza hanno portato le loro proposte, alzando anche il tiro, no? Perché è un po' la parte delle forze di opposizione, è chiaro che la maggioranza poi ha fatto le proprie scelte, ma io non vorrei occupare il tempo a criticare, quindi anche alle forze politiche nazionali, in questo modo si mette avanti l'interesse generale della società, delle imprese e dei lavoratori rispetto alla propaganda, la cosa che ho detto un pochino prima. Quanto alle regioni, mi pare che andò bene Bonaccini, che abbia lavorato molto bene Enrico Rossi in Toscana, ha lavorato un po' meno bene il presidente della regione Lombardia, cioè non vorrei, ecco, scendere a quel livello lì, perché no comunque ci ha già dato una risposta veramente più grande. Ecco, è un segnale dire che si ricomincia a investire in maniera consistente sull'applica. Questo credo che potrebbe essere un segnale unitario
a livello nazionale che si dà, perché l'impreparazione che noi abbiamo avuto rispetto alla pandemia è un segnale che noi dobbiamo raccogliere e ci dobbiamo preparare, perché siamo troppo deboli. Allora, volevo tornare un attimo un passo indietro, perché stasera avevamo un invito, era invitato anche a collegarsi con noi il senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluca Ferrara, che per impegni però non ha potuto collegarsi, quindi lo abbiamo raggiunto nel tardo pomeriggio per, avete sentito nella scheda introduttiva, il tema sulle candidature che riguarda a Viareggio anche i pentastellati, sul nome di Roberto Baccelli che lui ha presentato attraverso poi il partito, il movimento, che però ha ricevuto delle forti critiche dalla consigliera Pacilio, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, e che ha creato un forte dibattito all'interno del movimento. Ha risposto su questo tema e poi ha parlato proprio di unità a livello nazionale, commentando anche le parole di Conte, del presidente Conte, di ieri in conferenza stampa. Ascoltiamo il senatore Ferrara. La candidatura di Roberto Baccelli è stata scelta dal basso, dagli attivisti, ed è stata certificata sulla piattaforma Rousseau, quindi anche dal capo politico Vito Crimi. Io credo che l'energia e il Movimento 5 Stelle debba tutte quante usare per risolvere i problemi dei cittadini, ed è quello che si sta facendo, si sta lavorando sia a livello nazionale ma anche a livello locale. Proprio a Viareggio, Baccelli, che è una persona tra l'altro di grande cultura, di grande spessore anche umano, sta lavorando con gli attivisti per realizzare un programma che possa davvero far rinascere Viareggio dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della sostenibilità. Noi dobbiamo sempre avere ovviamente una dialettica interna, questo è fondamentale, ma poi si deve lavorare, se sei davvero del Movimento 5 Stelle, per il bene comune, per il bene dei cittadini. Proprio ieri il presidente Conte in questa conferenza stampa ha di fatto proiettato l'Italia verso una fase 3, ha fatto anche un appello alle parti sociali, alle forze politiche di opposizione a dialogare. Secondo lei questo appello come deve essere recepito dalle forze politiche di minoranza anche a livello territoriale, e secondo lei questo schiude la possibilità o apre la possibilità di un allargamento di maggioranza di governo? Guardi, forse noi non ce ne rendiamo conto, ma il nostro paese sta vivendo davvero la grande crisi dal dopoguerra ad oggi, e in questo contesto ognuno deve fare la propria parte. Io credo che questo governo con Conte abbia dimostrato davvero una grandissima determinazione, una grandissima competenza, a livello mondiale ci è riconosciuto, quindi anche le altre forze politiche, più che polemizzare, più che fare tweet ironici, bisogna che si collabori tutti quanti insieme. Così il senatore Gianluca Ferrara, che come detto purtroppo non è potuto essere collegato con noi, poi come avrete visto qualche problema resta ancora con questa serata per il maltempo nei videocollegamenti. Per chiudere il cerchio del momento su questo tema, abbiamo già appunto sentito sia Neri che Baldini, volevo tornare però a parlare con Baldini e Neri con un'ultima battuta, visto che siamo anche a tirare le somme di questa lunga pandemia e degli effetti che ha avuto a livello politico. Poco fa parlavamo appunto del toto candidature, soprattutto in apertura. Volevo chiedere a entrambi se ritenete che tutta questa gestione dell'emergenza abbia in qualche modo rafforzato la posizione di chi governa, di chi è all'amministrazione, quindi sia penso ma penso anche all'amministrazione regionale, quella uscente. Cosa ne pensate? Parto da Baldini. Ma io credo che basti chiedere alle categorie economiche, per esempio. Le categorie economiche sono molto, ma molto scontente, sia nei confronti del presidente Rossi, basta sentire per esempio anche in questi giorni balneari cosa dicono di quelli che sono i progetti di quell'amministrazione, e basta pensare a quello che ovviamente anche l'amministrazione del Ghingaro non riesce a dare sul territorio, con una crisi economica che la Versilia e che Viareggio in particolar modo sta sentendo, e che rischia di aggravarsi ulteriormente diventando una crisi sociale. Quindi è vero che, come è successo per Conte, la possibilità di avere una ribalta televisiva
abbia dato una certa centralità a chi ovviamente governa i vari territori a diversi livelli, però è altrettanto vero che gli italiani, così come i viareggini e i toscani, hanno avuto la possibilità di misurare le incapacità dei diversi livelli e il fatto che le risposte non sono in alcun modo arrivate. Non temete questo aumento di popolarità, diciamo così, sia dell'amministrazione comunale che di quella che del governo? Ma alla visibilità non corrisponde necessariamente una popolarità. Che ci sia stata più visibilità non c'è ombra di dubbio, ma la possibilità di seguire con attenzione cosa veniva detto e cosa veniva proposto, visto quelli che sono gli effetti, penso ad esempio al dibattito che c'è sul MES a Roma, ma potrebbe così valere per quanto riguarda Viareggio su tante scelte e decisioni che non hanno soddisfatto le categorie economiche a tutti i livelli. Credo che a quella visibilità non corrisponda né popolarità né consenso. Chiaro. Neri, invece, secondo lei ne esce bene la Giunta Rossi e il lavoro del centro-sinistra in Regione Toscana, che pure è stato attaccato molte volte, altre volte invece apprezzato, c'è da dire, per quello che è stato fatto? No, penso che la Giunta Rossi ne esca benissimo da questa esperienza, perché comunque con tutti i limiti che si possono trovare e anche riconoscere, la risposta organizzativa che è stata data alla problematica che si è manifestata di oggi. Ovviamente grazie al lavoro umanitario di tutti quelli che lavorano entro le strutture ospedali della nostra regione, però la risposta organizzativa mi pare che sia stata alta. Mi pare che il presidente Rossi abbia sempre preso posizioni molto, molto ponderate, molto serie rispetto a altri presidenti di regione che hanno fatto un pochino più gli showman. Questo è stabile. Credo che il gradino della Giunta Rossi sia sicuramente più alto a prima. Cosa abbastanza simile, penso, per i sindaci. Anche se non va dimenticato che sono di fasi differenti, cioè io credo che i sindaci con la loro presenza, con la loro anche comunicazione quotidiana fatta con stili, seppur con stili diversi, abbiano dimostrato la loro vicinanza ai cittadini, e quindi nella fase, diciamo, chiamiamola sanitaria, più dura dal punto di vista sanitario, credo che la loro vicinanza sia stata avvertita giustamente in maniera positiva. Più difficile è quello che capita adesso, che è un po' il ragionamento che faceva anche Baldini per il governo, perché adesso è l'economia che è tanto rispetto a questi temi. È come dire una partita differente. La sentiamo male, abbiamo di nuovo difficoltà con... E devo anche dire che... Prova a finire l'intervento, perché credo che il segnale ci stia lasciando. Devo dire che i prossimi due mesi saranno abbastanza decisivi, cioè le elezioni che ci sono a metà breve, molto potrebbe essere tra tanti, perché oggi sono stati, come dire, maggiormente in vista e quindi forse maggiormente apprezzati dai cittadini. E il lavoro che si farà sull'economia, sul territorio, sarà decisivo da questo punto di vista. Quindi sono settimane importanti, insomma, sotto tutti i punti di vista, quelle che stanno arrivando. Noi ci dobbiamo fermare in questo momento, perché siamo pronti alla pausa, ad un altro break. A questo punto io saluto i nostri ospiti, li ringrazio per essere stati con noi. Ovviamente torneremo a parlare, a capire, insomma, come ci si confronterà con questi equilibri politici e poi sui temi che andranno affrontati concretamente nelle prossime settimane. Ringrazio Ettore Neri per il Partito Democratico, Massimiliano Baldini per la Lega. Grazie anche, nonostante le difficoltà legate al maltempo di queste connessioni che ogni tanto saltano, insomma, ci fanno un po' dei brutti scherzi, ma speriamo, insomma, di poter anche rimediare in futuro con più chiarezza di audio e di segnale. Intanto, allora, ci dobbiamo fermare, come vi ho detto, tra poco la seconda parte di questa serata di Botta e Risposta. Cambieremo completamente argomento, perché accennavo in apertura, ci sono molte novità. Dopo tanto silenzio, non se ne parlava, nel settore sportivo hockey su pista a Viareggio. Parleremo di questo fra pochissimo.
Di nuovo insieme, ben ritrovati a Botta e Risposta. E dunque, come vi avevo anticipato in questa seconda parte di serata, andiamo ad occuparci stasera di sport e in particolare di hockey. Questo perché siamo in un momento cruciale. Pochi giorni fa, il 2 di giugno, come vi abbiamo raccontato, sono state annunciate novità in casa del CGC Viareggio. Molte altre cose sono ancora da capire, sono in ballo di qua ad alcune settimane, quando andrà delineandosi in maniera definitiva il prossimo campionato. Dopo tanti mesi di silenzio e di attesa per il lockdown, vogliamo quindi stasera insieme tornare ad analizzare la situazione del campionato di Serie A1 e di Serie A2, perché no, anche della B che si va formando proprio in queste settimane. Lo facciamo ovviamente con le nostre voci dell'hockey su pista, come da vicino il CGC e tutto il massimo campionato, con il nostro Roy Lepore, il nostro collega Roy Lepore, che saluto, e insieme collegato con noi anche Daniele Maffei, entrambi alla guida delle telecronache del CGC negli ultimi anni. Buonasera a tutti e due. Buonasera. Buonasera. Grazie di essere con noi. Beh, di roba da dire ce n'è. Voi chiaramente avete seguito da vicino gli sviluppi di queste ultime giornate. Martedì mattina, appunto, l'annuncio che era nell'aria, il cambio sulla panchina del CGC. Ogni volta chiaramente è un passaggio fondamentale, stavolta ancora di più, non solo perché è un grande ritorno, un grandissimo ritorno, quello di Massimo Mariotti, l'allenatore che aveva portato agli ultimi grandi successi in bianconero, ma perché la situazione è veramente delicata. Contestualmente, infatti, è stato annunciato non soltanto i vari capovolgimenti di rosa, e questo poi entreremo insieme nel merito con le ultime voci di mercato, ma anche che si ripartirà quasi sicuramente, e dico quasi, dalla Serie A2 e non più dalla A1, che era una certezza in tutti questi anni. Vorrei tra poco riascoltare anche le parole di Alessandro Palagi, il presidente del Centro Giovani Calciatori, che ci fa un po' la panoramica della situazione. Parto però con voi, e anzi parto con Roy, con Roy Lepore, presente per seguire la conferenza stampa dell'altra mattina. Ecco, quanto di ciò che è stato detto ti aspettavi, insomma, da esperto di hockey ormai con tutte le voci che c'erano in giro, e quanto ancora invece ci devono ancora dire da casa CGC, secondo te? Ma noi alcune cose le avevamo già anticipate nei nostri TG, se ben ricorderai il nome di Massimo Mariotti. Lo avevamo già fatto, anche perché Francesco Dolce, poi lo sentiremo prossimamente in questi giorni, non appena avrà firmato il contratto con la società, che è straniera sicuramente, dovrebbe essere una società austriaca se non ci sono cambiamenti dell'ultima ora, ecco, fisseremo un'intervista con lui e spiegherà le cose. È stata una scelta di vita quella di Francesco Dolce per sopravvivere, per mantenere la famiglia dopo chiaramente tutte le esperienze del Covid-19 che ha condizionato un po' la vita di tutti noi. Quindi c'era nell'aria questa soluzione, come c'era nell'aria un ridimensionamento della sezione hockey per la mancata disponibilità del torneo di Viareggio, meglio Viareggio Cup, sempre a causa del coronavirus, che è stato spostato, o meglio annullato per il momento nel 2020, e quindi le entrate che solitamente c'erano in casa CGC non ci sono state, di cui di conseguenza tutto il ridimensionamento della sezione hockey in special modo, che sembrava addirittura destinata alla Serie B, poi in extremis si è salvata la 2. Prima di queste decisioni il presidente Paragi ha dichiarato che aveva un po' sondato alcune voci imprenditoriali della città per chiedere un po' un sostegno, ma non ha avuto esito positivo questo sondaggio, quindi adesso ha lanciato un ultimo SOS, che se ci fossero coloro che fossero intenzionati a gestire la sezione hockey, sempre che ci fossero ovviamente le condizioni reali per poterlo fare, loro come 100 giovani sono disponibili di darla, diciamo, per un noleggio tra virgolette di 3 anni, con la disponibilità gratuita del palazzetto dello sport e con quei pochi sponsor che al momento sono rimasti, vista la situazione, legati al 100 giovani calciatori. È chiaro che i tempi sono ristretti, perché entro il 31 di maggio di giugno, scusate, dovrà essere perfezionata l'iscrizione eventuale alla Serie 1, che scade il 1 luglio l'iscrizione, quindi ci sono davvero pochi giorni a disposizione, però chissà.
che all'ultimo momento al photo finish possa arrivare questa Serie A 1, però a questo punto staremo a la vedere, rosa della squadra andrebbe rinforzata e quindi ovviamente ci vuole una disponibilità economica per poter, ecco, disputare un campionato di A1 dignitoso, perché ormai Viareggio chiaramente si era abituato bene, è un campionato di sofferenza in A1, probabilmente non tutti lo digeriscono. Chiaramente queste scelte hanno alimentato polemiche, discussioni, contestazioni tra virgolette, e quindi è un momento difficile ovviamente, no, di qui in avanti è un momento ovviamente di sofferenza, non è semplice, saranno come sempre i fatti a dimostrare se le scelte sono state fatte bene o male, ma contingentalmente c'era una situazione economica che doveva essere gestita in un certo modo. Paragi poi lo dirà, anche lui lo sentiremo, è abituato a quello che promettere, a dare a giocatori e a tutti, e quindi fare i passi più lunghi della gamba in questo momento non sarebbe semplice. E allora vorrei sentire tra poco anche Daniele Maffei sulla situazione che si è creata e poi su come si andrà a formare questo nuovo campionato, però appunto prima intanto sentiamo le parole del presidente del CGC Alessandro Palagi ai nostri microfoni due giorni fa, sentiamo. Un nuovo percorso per il CGC con Massimo Mariotti alla guida. Sì, un progetto triennale per tornare naturalmente in Serie A1, dove Mariotti curerà la prima squadra e naturalmente anche tutto il settore giovanile, per verificare in questi tre anni chi potrebbe essere all'altezza di ripercorrere la storia e la lunga stagione di 20 anni che abbiamo fatto. Chi non c'è nel centro ha fatto una scelta di vita? Assolutamente, chi non è presente ha fatto una scelta di vita, ha preso una decisione che noi rispettiamo. E ringraziamo tutti quelli che hanno fatto parte di questa lunga stagione, è stata una stagione dove ci siamo divertiti, dove abbiamo gioito, però i tempi oggi non ci permettono più di continuare sulla stessa strada, dobbiamo salvaguardare il patrimonio del Centro Giovani Calciatori come associazione, una stella d'oro al merito sportivo con il riconoscimento giuridico deve per forza seguire la strada giusta, la strada di rientro, che peraltro è dovuta a fatti eccezionali, con l'ultimo quello del Covid, che praticamente ha veramente fiaccato le nostre risorse. Avete chiamato qualcuna raccolta per una collaborazione, non ha risposto nessuno, però lanciate un appello, se ci fosse qualcuno intenzionato a dare una mano, mettete addirittura a disposizione gratuitamente il palazzetto, gli sponsor, insomma l'appoggio, e quindi non è poca cosa. Assolutamente, ma l'appello lo faccio soprattutto ai nostri tifosi, che direi che hanno ragione nel contestare tra virgolette la società. Faccio un appello a loro affinché continuino a seguire il Centro Giovani Calciatori, perché l'aspetto più importante è che ci siamo, che si riparte dalla Serie A2, che ci si chiama Centro Giovani Calciatori, che la partita IVA è sempre la stessa e ogni tanto, come succede anche nelle famiglie dove si lavorano quattro, magari ci sono tre licenziati, bisogna stringere la cinghia per andare avanti nella ricerca poi futura di nuovo lavoro e di nuove prospettive, e così deve fare il centro per quanto lo riguarda. L'importante è esserci, essere presente il Centro Giovani Calciatori dà importanza a tutto il movimento hockeyistico. Dunque la certezza è che il CGC c'è, ci sarà e sarà in Serie A2, il resto è tutto da vedere come dicevamo poco fa. Daniele Maffei, dunque vengo da te, che ruolo potrà giocare un CGC per come adesso si configura la rosa, anche se bisogna vedere poi come andranno i vari colpi di mercato, i vari spostamenti, cioè potrà essere un CGC da protagonista, insomma da prima della classe nella Serie A2, oppure visto che si va a realizzare un campionato anche piuttosto competitivo nella stessa Serie A2 sarà comunque una bella sfida, complicata. Ma sicuramente la squadra che sta nascendo è una squadra che può lottare tranquillamente per tornare in Serie A1, perché diversi giocatori come Samuele Muglia, Romeo Danna, Emiliano Torre, ma anche giovani Lombardi, Puccinelli, Cardella, insomma, sono rimasti e in A2 sono sicuramente un fiore all'occhiello.
Poi sicuramente con un allenatore come Mariotti non si parte mai per non lottare, quindi è una squadra che in Serie A2 può dire la sua e può far divertire i tifosi. Chiaro che, come diceva prima Roy, ma come ha detto anche il Presidente, i tifosi sono un po' scontenti, ma diventava difficile quest'anno, dopo questa emergenza lunghissima con la Viareggio Cup che è saltata, insomma il centro che rimane un fiore all'occhiello di questa città ha dovuto per forza ridimensionare i piani, ma in A2 può sicuramente dire la sua questa squadra. Con uscite importanti a D che si sono già concretizzati e poi altri pronti ad andarsene, pensiamo al peso che può avere l'addio di Leonardo Barozzi, ecco, questo secondo te, tutti questi nomi che poi vanno lasciando il CGC, quanto peseranno anche sull'affezione che ha la città e la tifoseria alla maglia bianconera? Ma sicuramente Leonardo Barozzi, ma insomma Francesco Dolce, Nando Montigel sono giocatori che sono bandiere del centro, no? Poi comunque Leonardo, Francesco, giocatori che sono nati nel centro, Cinquini, quindi mancheranno tantissimo ai tifosi, mancheranno tantissimo alla città. Hanno fatto una scelta di vita, noi gli auguriamo di avere tantissime soddisfazioni perché sono ragazzi eccezionali. Sicuramente mancheranno, però la maglia è quella bianconera, la maglia è quella del centro e quindi bisogna rimanere vicini alla nuova squadra. E poi tra poco allora vorrei sentire le parole del nuovo tecnico di Massimo Mariotti, prima ci fermiamo per ancora una brevissima pausa, tra poco di nuovo insieme ripartiamo da lì e poi capiamo insieme che campionato si potrebbe andare a formare. Di nuovo insieme, ben ritrovati a Botte Risposte, riprendiamo la nostra serata, parlavamo del CGC e delle novità che sono state appena annunciate, tante incertezze in questa fase delicata, ma alcune sicurezze, ne parlavamo insieme ancora in collegamento con noi Roy Lepore e Daniele Maffei, una certezza granitica è quella di un grande allenatore, Massimo Mariotti, il CT azzurro che torna in bianconero per una stagione che comunque vada, sarà sicuramente impegnativa sotto tanti punti di vista. Andiamo a sentire allora le sue prime parole. Pochi minuti dopo la presentazione ufficiale. Massimo Mariotti torna a Viareggio con un'esperienza al passato molto importante perché ha regalato uno scudetto e altri trofei alla squadra bianconera. Ecco, cosa ti ha spinto a ritornare in un momento in cui si dovrebbe partire dalla 2? Mi ha spinto il fatto che quando io sono andato via da Viareggio chiaramente sarebbe stata, io avrei anche continuato quel tipo di lavoro e di collaborazione, ma in quel momento le scelte della società per motivi societari furono diverse e quindi è rimasto, diciamo, una stima, un affetto che io ho sempre manifestato. In questo momento il CGC, diciamo che è in una fase di coma vigile, indotto, no? E quindi quando abbiamo parlato col Presidente mi ha esposto le sue difficoltà del momento e a me piacciono anche le sfide, in questo momento non si tratta di vincere lo scudetto, si tratta di dare una mano a una società storica italiana nella quale io mi sono trovato bene e venire a dare una mano e collaborare. Con lo stimolo di far bene in un campionato di A2 e di dare una mano nel settore giovanile. Se al photo finish arrivasse la 1 sarebbe la ciliegina un po' per tutti? Ascolta, bisogna anche essere realisti. Palagi ha fatto questi discorsi, ma io a Babbo Natale non ci credo più da quando avevo 5 anni. Non credo che oggi arrivi qui il russo o l'arabo sceicco che in 15 giorni porta qui tanti soldi. Anche nella costruzione della squadra, il fatto che alcuni giocatori storici tipo Leonardo Barozzi e Montigel, gli ultimi due hanno fatto delle scelte diverse, è perché l'impronta che sta dando alla società è quella di fare e partecipare a un campionato di Serie A2, quindi dobbiamo essere focalizzati in questa cosa. Ci sarà un percorso, come ho detto prima,
Io mi auguro molto breve, cioè il mio sogno sarebbe quello di rivincere degli scudetti come allenatore e possibilmente a Viareggio. Chiaramente in questa fase non bisogna pensare a questo, bisogna ripensare a ristrutturare un pochino certe situazioni appunto economiche e avere anche in un campionato a due un'empatia con la città. Questo bisogna che tutti facciano un passo indietro, secondo me, qualche volta i tifosi e anche la società. E cercare un connubio generale per il bene del CGC. Bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Così Massimo Mariotti, sempre molto concreto e determinato anche sull'obiettivo, chiaramente il sogno è tornare a vincere, tornare poi in A1, ma lo ha ricordato, insomma ci sono tanti sacrifici da dover fare. Riparto da Roy, dicevamo poco fa, Roy Lepore, serie A2 con, dobbiamo dire, almeno per il momento, stando alle conferme che abbiamo, una buona presenza, un'ottima presenza anche di formazioni versiliesi in questo campionato che sarà sicuramente interessante da seguire. Sì, ai nomi che della rosa del centro giovani calciatori ricordiamo anche Liam Marrosi, poi si è aggiunto, certo, anche per sostituire Barozzi, che come Monticella sarà destinazione follonica, manca solo l'ufficialità. A tal proposito, non appena c'è questa ufficialità avremo l'intervista anche con Leonardo Barozzi che abbiamo contattato. Ricordo che è arrivato anche Alessio Carmazzi, portiere che era a Prato e anche al Camaiore e che ha già vestito la maglia bianconera proprio nell'anno dello scudetto vinto da bianconeri, era praticamente insieme con Barozzi a difendere la porta bianconera. Dicevamo appunto delle squadre del nostro comprensorio, soprattutto ecco il Camaiore, cioè l'SPV che sarà guidata da un ex bianconero, Alessandro Cupisti, tanacchino, quindi chiaramente un'altra bella sfida anche tra panchine, tra Mariotti e Cupisi, che sono stati anche compagni di squadra e amici. E poi c'è da capire se il Forte dei Marmi si iscriverà alla Serie A2 oltre che con la prima squadra in Serie A1 o con la Serie B. E poi a livello toscano abbiamo il Castiglione, il Sarzana, il Prato, perché il centro giovani è stato inserito quantomeno nel girone centro-sud, se farà la 2, dove poi troverà il Roller Matera, l'Hockey Matera, il Giovinazzo e il Molfetta, che sono le quattro squadre lontane dal comprensorio toscano con trasferte diciamo proibitive, ma poi è un'attenzione generale di questo campionato proprio in una zona toscana, e quindi anche a livello di derby e di interesse potrebbe essere una Serie A2 sicuramente di richiamo. Poi ecco, quando ci sono allenatori come appunto Mariotti da una parte, Cupisti e poi gli altri, ricordiamo anche nel Forte Rami l'anno scorso c'era Mauro Cinquini, tutti nomi importanti su queste panchine. Quindi io credo che la tifoseria bianconera con un pizzico di pazienza può ritrovare chiaramente quell'entusiasmo, e ovviamente noi siamo i primi, come ha detto anche Paragi stesso come presidente, come dirigente del centro giovani calciatori, ad essere delusi da questa scelta che è stata fatta. Noi come tifosi, come anche addetti ai lavori che abbiamo seguito da tanti anni il centro giovani calciatori, ma anche tutte le altre squadre del campionato di A1, è chiaro che dopo 20 anni ritrovarsi senza questi palcoscenici diciamo non è semplice, visto che abbiamo vissuto fino all'anno scorso anche finali scudetto, semifinali, finali, insomma ha vissuto anche alcuni momenti sicuramente importanti, e ritorneremo, ci rimboccheremo tutti e le maniche. Ci vorrà un po' di pazienza e di attaccamento alla maglia, ma la maglia, come diceva prima Daniele, alle rispettive squadre deve stare vicino e ripartire insieme con questi progetti, perché tutti insieme si può ricostruire qualcosa, ecco, con le ripicche, sì, con diciamo i dispetti e con certe situazioni non idilliache, chiaramente non sono costruttive, non vanno e non si va lontano. Certo, la tifoseria deve mostrare sensibilità al discorso calcio proprio, vedremo anche uno striscione che è stato messo proprio dalla Viareggio Ultras, che eccolo qua, lo vediamo adesso. Ovviamente ci sono tante difficoltà nel campo dilettantistico per questo coronavirus, tante squadre spariranno, tante si uniranno insieme, però Viareggio chiaramente non ha una squadra, viene chiesta una squadra della propria città. Gli Ultras non badano alla categoria, si accontentano addirittura anche di una terza, di una seconda, ma con un progetto che sia costruttivo. Per un era nato un certo discorso, un certo progetto che sembrava andare così in una certa direttiva tra il Marco
po' lo Sporting Center e il Viareggio 86, squadra presieduta da Giuliano Tomei, in seconda categoria. Tutti sono in attesa di sapere se questo progetto va avanti. Doveva essere concretizzato il settore giovanile al Marco Polo, prima squadra fatta dal Viareggio 86, se andrà avanti oppure se è svanito, nonostante, ecco, sia stato messo in piedi con la mediazione dell'associazione Orgoglio Bianconera, che era nata nell'anno del centenario, anno in cui purtroppo è sparito il Viareggio 2014. I tifosi, giustamente, con questo striscione, altri anche attraverso le pagine Facebook, stanno sollecitando, e anche la stessa associazione stessa chiama in causa a tutti, anche gli imprenditori, l'amministrazione comunale, che aveva avviato un certo discorso anche con alcuni nomi importanti della città, per vedere se dopo questa pausa dell'anno scorso, dove il Viareggio è stato in seconda categoria, adesso ci sia ufficialmente una realtà che rappresenti questa città di 60.000 abitanti, che ha ovviamente un trascorso calcistico di un certo rilievo. Non a caso ha festeggiato 100 anni, purtroppo, con la coincidenza, certo, del Viareggio 2014, che è sparito. Però Viareggio merita, questo è un altro tema, dal punto di vista del calcio, la tifoseria lo merita, ovviamente tenendo presente le difficoltà economiche che ci sono nella città per il Covid-19, che ha lasciato sicuramente per la strada tante persone. Lo vedremo allora nelle prossime settimane, insomma, vedremo se ci sarà anche in questo caso, no, un sussulto in città per ricostruire questo aspetto calcistico che è mancato tanto durante questo anno, e appunto i tifosi lo hanno fatto anche oggi con questo striscione ricordando questa assenza. Torno però da Daniele Maffei sul ruolo della tifoseria, perché tra le tante incertezze c'è proprio quello del ruolo del tifo attivo, perché non dimentichiamoci che ancora non si capisce se si potrà giocare a porte aperte, perché per il momento non è così, quindi si chiede alla città, ai tifosi viareggini, torniamo al CGC, di essere vicini e sensibili, però probabilmente il loro ruolo non è ancora definito. E poi c'è l'incertezza economica, perché giocare a porte chiuse per club piccoli come questi è una fonte di forte perdita economica, quindi questo è un aspetto che va risolto, no? Ma questo sicuramente, anche perché ricordiamo che di questi tempi l'agosto si giocava una finale scudetto il centro, quindi per i tifosi non è sicuramente facile dire la situazione, ma come dicevi giustamente te, per le società a livello dilettantistico questo Covid-19 è stato un grandissimo problema. Non sappiamo ancora quando poi ricominceranno i campionati, sarà possibile avere subito dall'inizio il pubblico all'interno dei palazzetti, quanto pubblico potremo avere, quindi anche lì sarà un altro problema economico che verrà fuori. Sai, la Serie A, la Formula 1, il Moto Mondiale possono magari un anno andare avanti o qualche mese a porte chiuse. A questi livelli diventa davvero complicato, poi per una società come il centro, che con la Viareggio Cup era un gran bacino economico anche per il settore hockey. Bisogna stare vicino alla squadra, stare vicino a una città che vuole ripartire. Quello è il fattore chiave sicuramente che terremo d'occhio di qui all'inizio del campionato, è la cosa più importante prima del fischio d'inizio. Noi dobbiamo chiudere ormai, siamo arrivati al termine di questa serata, di questa puntata. Ringrazio i colleghi Roy Lepore e Daniele Maffei per essere stati in collegamento con noi. Naturalmente, se ci sarà bisogno, anche nelle prossime settimane torneremo a dedicare spazio alla situazione dell'hockey, e continueremo a farlo comunque anche nelle prossimi mesi, nella prossima stagione, visto anche che comunque un ruolo l'hockey continuerà ad averlo da protagonista a questo punto nella Serie 2, oltre chiaramente alla Serie 1 con il Forte dei Marmi. Ci salutiamo qua, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio il pubblico e per chi è stato con noi in collegamento, vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata.